Allora è accaduta una cosa straordinaria che ha del miracoloso. Noi siamo a Cesena, in Romagna. Quella che vedete passare qua sopra, su questo cavalcavia, è la E45, una delle arterie più importanti d'Italia. Collega Mestre a Orte, eppure è una delle strade che dovrebbero essere più attenzionate dallo Stato italiano e che invece versano sempre in condizioni un po' complesse. Tanti lavori, tante difficoltà, allargamenti che non sono mai stati fatti. Un'attenzione particolare di Fratelli d'Italia in diverse iniziative per tanti mesi. Ne abbiamo parlato, per esempio, anche quando eravamo in Umbria. Che cosa è accaduto? Lo scorso novembre, in questo tratto della E45, sopra questa strada qui a Cesena, crolla. Diciamo, c'è stata una voragine, è venuto giù un pezzo di manto stradale a novembre. Dopo qualche settimana sono arrivati così, insomma, hanno aperto un cantiere, ma nessuno ci lavorava. 2 mesi passati senza che nulla accadesse. Poi la magia. Mercoledì scorso abbiamo annunciato che come Fratelli d'Italia saremmo venuti qui a fare, diciamo, un flash mob, un'iniziativa per denunciare il fatto che nessuno si stesse occupando di questa importante infrastruttura che era rimasta sospesa. E puff! Il giorno stesso sono arrivati gli operai. I lavori stanno per essere terminati. Quindi Fratelli d'Italia, con la sola imposizione delle mani, del pensiero, è riuscita a convincere la sinistra che governa lo Stato centrale, la regione, Bonaccini ha chiamato la De Micheli, che è del partito suo, che è Emiliana, che è ministro delle infrastrutture, che probabilmente avrà chiamato l'ANAS e avranno detto aiuto, arriva la Meloni, cerchiamo di rattoppare il buco e di sistemarlo prima che arrivi Fratelli d'Italia, siamo contenti di avere questa utilità, annunciamo che nella prossima settimana, prima che si voti per la campagna elettorale, insomma, faremo un po' il giro di tutti i cantieri che in Emilia-Romagna in questi mesi non sono stati tenuti in considerazione, perché ce ne sono diversi, che ne so, il nodo di Bologna, che abbiamo No, il nodo di Casalecchio, insomma, ce ne abbiamo diverse. Bonaccini, li facciamo tutti. Puoi chiamare la De Micheli? Così magari qualcuno si occupa di queste infrastrutture importanti che sono state abbandonate fin quando non è arrivata la campagna elettorale. Mentre ai cittadini dell'Emilia Romagna voglio dire, se con la sola imposizione del pensiero riusciamo a risolvere i cantieri, figuratevi se governiamo la regione.